A luglio del 2009 nasceva il piccolo Giacomo, frutto dell'amore con il calciatore Bernardo Corradi. A distanza di poco più di un anno, Elena Santarelli torna nella mondanità romana. Sexy e bellissima con tacco 12, leggings neri e top effetto trasparente, la showgirl ha fatto da madrina all'inaugurazione della prima Whoopin' Pop in the City della capitale, in concomitanza con la mini esposizione all'interno della struttura commerciale dedicata ad Andy Warhol. Con l'occasione abbiamo incontrato la showgirl facendoci raccontare tutto, ma proprio tutto, della sua vita, partendo anche dal suo modo di vestire. Questo tuo look è un po' nude look, ecco, vedo o non vedo, come mai questa scelta? Ma no, niente di che, c'è un reggiseno che copre il seno, quindi sì, no, sono molto coprente alla fine. Quelle trasparenze che però fanno vedere la prima cosa che ho trovato nell'armadio, l'ho messa. Piuttosto sei informissima, ci racconti se hai fatto qualcosa dopo la gravidanza? Sì, mi sono chiusa dentro una pressa per più di 10 giorni, scherzo. Ho fatto la dieta, perché avevo preso 20 kg, palestra, piscina e massaggi. E poi vabbè, un bambino ti porta a dimagrire inevitabilmente. Senti, ieri c'è stata la premiere di Mangia, Prega e Ama. Sì. Vorrei farti una domanda sul mangiare. Tu sei brava a cucinare oppure preferisci mangiare? Qual è il tuo piatto che ti riesce a fare? Mi piace fare tutte le due cose, ma sono anche molto brava a cucinare, quindi... Meglio del meglio? I sughi, le pasta asciutte, le lasagne, queste cose qui mi vengono molto bene, però ecco, la carne un po' meno. Una domanda invece sul pregare. Tu... sei fervente, cattolica, oppure pratichi la meditazione? No, sono cattolica, ci mancherebbe, credo, quando Dio credo che sia fondamentale nella vita di tutti noi, perché crede in Dio, ovviamente, ognuno ha il proprio Dio, io però ho il mio Dio cattolico e prego, sì, quello ho pensato, in silenzio però. E una domanda sull'amore invece, e ti ricordi la sensazione che hai provato quando hai incontrato per la prima volta il tuo compagno? Hai capito subito è lui oppure ci è voluto tempo? No, perché l'ho conosciuto prima di incontrarlo con intimità, quindi ho detto sì, è un ragazzo molto carino, però niente di che. Allora cos'è che è scattato? È scattato dopo, perché ero innamorata, quando io sono innamorata non so guardare gli altri uomini, poi quando in tempi di singletudine mi sono accorta della bellezza di Bernardo. Ma le nozze? No, per ora ancora niente. Ti interessa però? Ma non è che non mi interessa, non me l'ha ancora chiesto, è diverso. Tanto l'anello? Certo. No, l'anello c'è, non c'è la fede. C'è. È di buon gusto, grazie. Ascoltami, invece, lavorativamente parlando, adesso il tuo piccolino lo lasci un pochino a casa, te lo porti dietro a TRL? Non lo porto mai, no. Poi non faccio più TRL. Niente, è finito TRL, cosa farai? Non lo fanno neanche più TRL. Fanno TRL un tour, un'altra cosa. Sì. Ma non... ora che tipo di progetti lavorativi hai? Un film quest'estate che uscirà a febbraio con Salemme. Carino, divertente, una commedia. Una commedia. Dove tu interpreti? No, poco di buono. Beh, non credo che ti assomigli per niente. Ah, vabbè, ma nel cinema è bello per questo. Allora, un saluto e buona serata. Grazie anche a voi. Ciao.